Qualche settimana fa qualcuno ha detto che la pacchia per i migranti è finita. Ma di quale pacchia stiamo parlando? Andiamo a scoprirlo. Come vive il suo paese questa questione? Ma fino qui direi abbastanza bene, anche perché le attività che si sono svolte sono attività che hanno consentito di gestire questo fenomeno e quindi non renderlo in alcun modo impattante sulla comunità locale. Non che questo voglia dire che non ci siano state persone che si siano interrogate su quello che accadeva. Il Trattato di Dublino, detto in pochissime parole e molto molto semplicistiche, è quel trattato che è stato firmato da quelli che oggi sono tornati al governo, penso alla Lega Nord, che dice sostanzialmente che i migranti, i richiedenti asilo e i profughi possono chiedere fare la richiesta di asilo e di protezione nel primo paese di sbarco, nel primo paese d'arrivo. Quindi fatalmente si parla di Italia, Grecia e Spagna, dopodiché non si può più fare da nessun'altra parte. La riforma che il Parlamento europeo ha proposto, su cui ci siamo trovati tutti uniti, invece prevede che i cittadini che arrivano, i migranti, i profughi, i richiedenti asilo, possono fare la richiesta nel paese che desiderano. È una riforma che è possibile fare. Quelli che non vogliono farla sono gli stati membri, ancora una volta. Il modello Bardonecchia è l'avanguardia nell'accoglienza dei migranti. Di cosa riguarda? Qui abbiamo inteso dar vita ad uno spazio calmo, così l'abbiamo ribattezzato, che è un luogo di contatto con i migranti, che molto spesso raggiungevano Bardonecchia e raggiungono ancora Bardonecchia senza avere minimamente idea del luogo in cui sono e dei rischi che corrono. Con lo scioglimento della neve ci sono stati scoperti vari corpi di migranti morti per il freddo durante la traversata. L'Europa può essere considerata una responsabile morale dell'accaduto? Io credo che le responsabilità sono diffuse. Sono responsabilità anche qualche volta individuali, per cui quelle responsabilità lì sono le prime che a mio avviso vanno individuate e represse. Com'è il lavoro nel campo? Come funziona? All'arrivo abbiamo il gabbiotto della polizia e loro vengono perquisiti, poi dopo viene fatto lo SPID. Lo SPID che gli assegna un codice qui e noi, dei dati che forniscono allo SPID, noi gli facciamo un tesserino. E dopo loro passano qua, aspettano i risultati dello SPID, che dove vanno a vedere se hanno dei reati o cose che non vanno bene. Il risultato è tutto a posto, gli diamo il kit di accoglienza, un kit di ricambio vestiario, un paio di scarpe, le ciabatte, il sapone, il dentifricio, la mette, un posto letto, un pasto caldo, lo garantiamo a chi vuole stare qua. Poi nel frattempo abbiamo anche altri servizi, se uno vuole rinunciare al viaggio, mettiamo a disposizione un'assistenza legale. La maggior parte della gente che viene qua ha come intenzione di andarsene via da qui. Sei contento della scelta di rimanere in Italia o...? Sì. Perché vedo che ce n'è da fare, anche se dico sempre che c'è più da fare in Africa che qua, però anche qua c'è da fare. Cosa chiedereste all'Italia e all'Europa? All'Europa chiederei intanto di prendere coscienza della situazione e di farsi carico che l'essere Europa non significa soltanto rispettare dei vincoli di bilancio, ma significa anche farsi carico delle parti deboli. All'Italia avrei chiesto e chiederei una maggiore strutturazione dell'accoglienza. Se potessi parlare a tutte le persone che oggi pensano che l'immigrazione è un problema, che cosa diresti a loro? Dire a loro che non devono avere le paure del diverso, perché questi ragazzi o queste persone che vengono in Italia come immigrati, la gente che hanno un problema serio, diciamo che c'è qualcuno non lo vuole, non è che qualcuno. La società non ti accoglie lì, non siamo pericoli veramente, siamo gente che cerchiamo solamente da vivere in modo sicuro, tutto è finito. Non devono avere lavoro. Gli universitari che passano di qua sarebbero risorse se anche sono vestiti in modo, non c'è per tutti, però
se quelle che ce la possono dare possono essere proprio una risorsa.